Beh, ciao a tutti. Sì, diciamo che da qualche anno ho cambiato disciplina, però per me il cross country rimane sempre una disciplina regina della mountain bike. Sono felicissimo che il prossimo anno tornano gli internazionali d'Italia, perché diciamo negli anni passati, quando praticavo solamente cross country, era il circuito più importante per la mia stagione insieme alla Coppa del Mondo, e spero di essere ancora sui campi gara anche nel 2021 e poter partecipare anche agli internazionali d'Italia. Vabbè, è sicuramente importante, perché non dimentichiamoci che è la disciplina olimpionica, quindi il fulcro di quella che è la mountain bike. Negli ultimi anni si è molto sviluppato, si è molto evoluto, adesso è veramente spettacolare, bello, adrenalinico anche da partecipare. Personalmente mi piace sempre mettermi a confronto con i top rider, perché è veramente bello, divertente, serve un po' a rispolverare quei piccoli accorgimenti che fanno parte di questa disciplina olimpica. Beh, allora, come gare è una bella lotta, diciamo, perché Nalles mi piaceva e mi piace tuttora, perché c'è un'atmosfera diversa dagli altri posti. Poi da Musano di Chiesa del Pago, perché la gara mia di casa era sempre sentita con molta, diciamo, tensione. Poi Montichiari, perché il pubblico era, diciamo, era la tappa con più pubblico, e la gara cittadina comunque ha sempre un fascino particolare. E però quella, la mia preferita, forse perché anche l'ho vinta, è la Gaerne Trophy a Maser, è quella nella provincia dove sono nato, vicino a casa, e quindi era quella, diciamo, la metto sul gradino più alto. Devo dire che sono rimasto un po' indietro con quello che è il format. Io mi ricordo negli anni passati, mi piaceva veramente tanto Nalles, perché era un po' il percorso più moderno. Anche già 10 anni fa aveva il giro molto corto, aveva le discese molto belle, molto spettacolari, molto tecniche, e sempre un gran pubblico, una bellissima atmosfera di festa. Quindi sì, dai, diciamo che Nalles è quella che ricordo più piacevolmente. Gareggiare in Italia è un'emozione diversa quando ci sono percorsi ed organizzazioni come queste. In Italia si ha sempre quella marcia in più. Ora, il pubblico forse farà un po' fatica, visti i tempi, c'è un po' di restrizioni da quel punto di vista. Ma guardiamo sempre al futuro, guardiamo gli eventi passati che abbiamo avuto in Italia, mi viene in mente il Mondiale Auronzo Marathon, mi viene in mente gli altri campionati italiani, c'è sempre un tifo spettacolare, quindi ti dà sempre una marcia in più. Beh, in base alla mia esperienza dico che è non importante ma fondamentale, perché adesso negli ultimi anni molte squadre vanno all'estero, e all'estero il livello non è comunque alto come in Italia, e va bene prendere molti punti per partecipare alla Coppa del Mondo, però la forma e l'esperienza la fai correndo in gare con un parterre di livello alto, e quindi l'Internazionale d'Italia hanno sempre dato gare, le migliori gare internazionali con un parterre qualità le hai soprattutto qua in Italia, quindi l'Internazionale d'Italia è una bella preparazione alla Coppa del Mondo. Ho la fortuna di essere in un team che si è rilanciato molto nella disciplina cross country, e quindi compatibilmente con quello che è il calendario internazionale marathon, ci piace comunque esserci negli appuntamenti che contano nel cross country e fare magari da spalla ai nostri compagni di squadra magari un po' più giovani. È veramente molto importante esserci ogni tanto, come dicevo, anche per sì, diciamo, rispolverare quello che era. Giusto ieri pensavo a quando 10 anni fa vinsi l'italiano Under 23 a Torre Canavese, e è un gesto molto diverso, perché è tutto molto più esplosivo. Ci sono dei segmenti molto più tecnici, magari più lenti, passaggi da studiare. Molto diverso da quello che facciamo noi nella marathon, che è molto anche improvvisato, magari sono discese che sì, hai visto una volta, ma logicamente non è che puoi pensare di provare ogni sasso dove passare, ogni segmento.